Buongiorno ragazzi, sono qui con un nuovo video. Questa carena da Zip SP secondo modello mi è stata fornita gentilmente da Paolo per fare delle dime che vedrete poi completate entro domani o questa sera. Ma questo filmato sarà dedicato al ripristino della plastica di questo controscudo o bauletto che dir si voglia. Quindi utilizzeremo sempre il prodotto che abbiamo usato per far tornare nuove le plastiche del mio zip, e devo dire che già dopo un mese i risultati sono ancora i medesimi del lavoro appena fatto, e quindi ora posso sentirmi di dire che è davvero un ottimo prodotto. Ho provato anche a, o meglio, sì, ho provato a buttarci sopra dell'acqua. E ho notato che è veramente idrorepellente. In più ci è finito sopra mentre facevo lo spurgo del radiatore del liquido di raffreddamento, un liquido refrigerante, e anche in quel caso non ha fatto nulla, non ha macchiato, non ha fatto nessun altro difetto. La rugosità e il grip delle plastiche sono ancora invariate, quindi veramente sono molto soddisfatto del prodotto. Ma ora, bando alle ciance, dedichiamoci subito alla nostra carena da Zip SP seconda serie. Come prima cosa vi ricordo che bisognerà. Quindi iniziamo col lavoro, utilizziamo il solito sgrassatore universale e l'acqua per togliere eventuali residui di sporco o di grasso o di benzina, eccetera, in modo da avere la superficie perfettamente pulita. E poi andiamo ad applicare il solito prodotto per far tornare nuova la plastica. Facciamo agire un pochino il prodotto. E facciamo l'asciugare. Questa che vedete è matita perché ho preparato tutto per fare le dime. Con la gomma viene via ovviamente, ma tanto poi verrà forato. Ora lo facciamo asciugare. Ok, siamo pronti. Allora lì di fianco vi ho messo il prodotto. Ok. Vado a ripetervi come si utilizza, per chi non l'avesse visto nell'altro video. Allora. Si mette così, si mette qualche goccina qui in modo che venga assorbita, e poi semplicemente dovete passare sulla plastica.
si vede già, utilizzo il centro come riferimento, si vede la differenza, però ovviamente notate di più se la plastica è sbiadita. Questa è stata conservata, diciamo, in modo più o meno buono. Già da qui comunque si nota la differenza. Bene, decisamente. Ok, guardate la differenza, si vede già. Ok, andiamo a fare anche l'altra parte, poi vi ricordo che c'è da utilizzare il panno alla fine per togliere il residuo e renderlo tutto omogeneo. La parte qua sotto è quella più tosta da fare. Ricordo che il boccettino è ancora quello dell'altra volta, quindi mi dura abbastanza, sono circa metà, quindi ci fate tranquillamente. Poi ne sto usando anche tanto per fare un lavoro perfetto, ma contate che il mio zip aveva le plastiche tenute abbastanza male. Questo, vedete, ne ho usate circa 10 gocce in totale e ho già finito la carena, quindi dipende poi dallo stato. Sbiadimento della carena. Direi che ci siamo. Facciamo anche dentro le viti. Okay. Perfetto, ora vado a prendere il panno e il gioco è fatto. Oggi ovviamente c'è vento come in ogni video che si rispetti. Ok, infine passiamo col nostro panno verde a togliere tutti i residui molto delicatamente. Vi ricordo sempre che il lavoro finale mantiene poi il grip della plastica, quindi non diventa scivoloso come quando utilizzate il lucida cruscotti. Per chi va in pista questa cosa è fondamentale. Poi sì, anche per strada comunque è pericoloso quando scivola, perciò eccoci, guardate che bella che è diventata. Perciò insomma, anche solo per questo direi che vale tutto il prezzo del prodotto. Eccoci, lavoro finito, tornata nuova anche questa.
Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commentone, un like, condividetelo e sotto in descrizione vi lascio come sempre le indicazioni per acquistare il prodotto. Veramente dopo un mese vi posso dire che è veramente consigliato ed è veramente una bomba, non ho mai trovato niente di simile, quindi vi consiglio, se volete ravvivare le plastiche, di acquistarlo. Sapete che io vi dico se una cosa è valida oppure no, non ho nessun problema a dirvi se non funziona. Farò il test anche su plastiche in pessimo stato, adesso appena finirò la quarantena vedremo un po' di recuperare qualcosa anche su paraurti di auto, per cui rimanete in attesa. Tra poco metterò anche il video delle dime, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e un saluto, alla prossima.